Mi chiamo Emanuele Bugiani e sono della Fiaschetteria La Pace, un ristorante sulla Sala. E parlavo della salsa dei fegatini toscani, la salsa dei crostini, e salsa fatta con i fegatini di pollo. E questo è un piatto che porteremo a Toscana in bocca, insieme alla papa e pomodoro, un altro classico. Perché appunto in questo posto si cucina principalmente piatti tipici della tradizione toscana. La salsa che facciamo noi è diciamo, la salsa che ha sempre fatto la mia famiglia. E noi la facciamo in questo modo, con un soffrittino, con olio extravergine d'oliva, aglio e della cipolla rossa. Poi noi si aggiunge anche poi chiaramente un po' di salvia e una piccolissima parte sia di sedano che di carota. Dopo che si è fatto questo soffritto si aggiunge i fegatini. Quando insomma questi odori sono belli dorati, si aggiunge i fegatini, che si trovano ovunque, i fegatini di pollo, che si trovano ovunque. L'unica cosa importante è ricordarsi di togliere quella piccola parte verde del fegato del pollo, che dovrebbe essere la milza, che sennò dà un pessimo sapore alla salsa. Si mette quindi i fegatini, sale, pepe, si fa andare un po' il tutto ancora, un po' di brodo di carne. Dopodiché si aggiunge chiaramente la pasta d'acciughe e anche il vinsanto e i capperi tritati. E alla fine, dopo una cottura che durerà circa un'oretta, poi dipende dalla mano, un'oretta o giù di lì, a fine questa salsa si mette una bella noce di burro che serve proprio a schiarisce un po' questa salsa e la rende più bella pastosa, più cremosa. E questa è la salsa tipica dei crostini toscani che va messa sempre d'obbligo sul pane che deve essere chiaramente toscano, però non solo, la mia nonna a casa le faceva anche sempre fatte le baguette, era buonissimo lo stesso, purché questo pane sia bagnato con il brodo, quindi il crostino deve essere tostato, croccante, poi bagnato col brodo e sopra la salsa di crostini di fegatini di pollo. Ciao!